Allora, ruolo del medico per il sistema Red Rally. Ogni arma può essere impostata con questa funzione aggiuntiva e quindi tramite questi ruoli speciali come il medico e l'ingegnere è possibile dare delle variazioni al tema per le partite. Allora, come si fa a configurare un Ampec affinché possa avere questa funzione in più? Allora, la prima cosa da fare è andare nel menu di configurazione del gioco e impostare l'arma come medico, la funzione in particolare è Armedic, quindi mettere Armedic in on. Qual è l'altro parametro che va a influenzare la modalità delle cure delle ferite? C'è un altro parametro che si chiama se stesso. Questa funzione messa on consente al medico, cioè l'arma che è abilitata come medico, a curarsi da solo. Nel caso in cui questa funzione è messa in off, il medico da solo non può curare le ferite, non può curarsi le ferite, quindi può curare gli altri ma non può curarsi da solo. Quindi avrà bisogno in quel caso di un altro medico o un'altra arma impostata come medico per poter recuperare le ferite perse durante il gioco. L'ultimo parametro è l'abilità del medico. Tramite questo parametro noi riusciamo a simulare quelli che sono i kit di pronto soccorso usati da tutti i soldati fino al medico specializzato per le cure delle ferite. Quindi se vogliamo semplicemente simulare un kit di pronto soccorso, l'abilità medica sarà messa a 1, quindi cureremo meno punti vita e avremo meno kit cura ferite a disposizione. Se impostiamo un parametro medio 5 avremo molti più kit medici e ogni kit medico curerà molte più ferite perché chi sta facendo le cure è un medico specializzato e così via. Abbiamo già quest'Ampec impostato con queste funzioni, quindi nei menu normali dell'Ampec avremo dei menu accessori, menu aggiuntivi. Quindi premendo il tasto rosso io potrò trovare il menu cura ferite. Quindi vuol dire che in questo caso questo Ampec è impostato per avere la modalità di cura delle ferite. Per quale motivo la Red Dead ha scelto di avere queste abilità nell'arma? Per un semplice motivo, perché questo avere l'Ampec, la modalità medico, direttamente nel circuito principale, consente di usare una serie di sistemi di blocco che non si potrebbero ottenere con sistemi esterni, quindi con una scatoletta medica esterna. Ciò vuol dire che quando io andrò a fare le cure, quindi quando la mia arma è impostata da medico, io non potrò sparare in contemporanea. Quindi quando faccio le cure la mia arma si bloccherà l'arma di chi sta ricevendo le cure. Quindi simula quello che è una situazione magari reale. Quindi il medico è intento a curare il paziente, non può fare altro, non può sparare in contemporanea. Quindi queste operazioni vanno fatte coordinate con il resto della squadra, quindi aumenta la giocabilità. Per questo motivo quando si andranno a valutare i punteggi finali, quindi statistiche, ogni volta che un medico porta delle cure, quindi cura un compagno, farà guadagnare alla squadra 2 punti squadra. E ovviamente se si cura da solo, quindi non porta un medico e un compagno, ma usa il kit medico per se stesso, questa non è un'operazione di squadra e non darà al fine delle statistiche un punto alla squadra, 2 punti alla squadra. Allora, vediamo come si fa questa operazione. Allora, prima cosa, premere il tasto rosso fino ad andare nel menu cura ferite. Una volta entrati nel menu cura ferite, si potrà selezionare se si vuole curare un compagno o se stesso premendo il grilletto. Quindi avremo se stesso, un compagno. Questo menu oscillerà fin quando noi non avremo scelto se curare un compagno o se stesso. Quindi premendo il grilletto io potrò variare tra curi a me stesso o curi a un compagno. Allora, abbiamo a sinistra un fucile di un giocatore ferito e vogliamo portargli soccorso. Ultima cosa da dire è che un medico ovviamente non può riportare un giocatore allo stato di massimo di punti vita, e può portarlo a un determinato livello di punti vita. Ovviamente questo livello viene stabilito nel momento in cui noi andiamo a configurare l'arma, quindi nel menu di configurazione avremo il tetto massimo delle cure che un medico potrà portare a un ferito. In questo caso particolare abbiamo stabilito che sono 60 punti vita, quindi se un giocatore è al di sopra di questo valore, il medico, tutti i kit medici dati dal medico al paziente verranno persi. Nel caso in cui invece è al di sotto, potrà portare queste cure fino ad arrivare al tetto massimo di 60 punti vita. Quindi avrò scelto cura ferite, avrò scelto se curare un compagno o se stesso, in particolare io scelgo un compagno. E devo prendere i kit che ho addosso per fare questa operazione, premo il tasto di ricarica. Mi apparirà un altro menu che è il numero di kit trasportati cura tot punti vita.
e da questo menu, quindi io sono pronto per portare le cure al mio compagno. Ogni volta che do un kit medico, curerò un tot punti vita dipendenti dall'abilità del medico, e per 10 secondi si bloccherà il mio fucile e il fucile del mio compagno. Quindi porto le cure, premo il grilletto, sentirò questo suono e sentirò praticamente il medico che riceve le cure, quindi avrò l'arma del paziente bloccata per le cure. Nel caso in cui io voglio dare altri cura ferite, quando avrà finito di scorrere la barra di indicazione del tempo trascorso per la cura, potrò dare un altro kit medico. Allo stesso modo, quindi, scorrerà la barra del medico, scorrerà la barra del paziente e così via, fino a portarlo, quindi leggerò nuovamente. Dalla barra di cura e la barra di ricezione delle cure, leggerò quanti punti vita ha raggiunto il mio compagno e ovviamente potrò dare tanti kit vita quanti ne serviranno fino a portarlo a un tetto massimo, quello stabilito appunto in questo caso dei 60 punti vita. E ciò vuol dire che più il mio compagno è ferito, più tempo ci vorrà per portarlo in condizione ottimale, più tempo io e del paziente, quindi il medico del paziente, saranno vulnerabili agli attacchi degli avversari. Questo è il sistema di cura di kit medico, quindi il ruolo del medico per il sistema Red Ray. Quindi, ricapitolando, tasto rosso, navighiamo nel menu fino ad arrivare al menu cura ferite, e grilletto per scegliere se curare un compagno a se stessi, e importante ricordare che se curiamo un compagno ci sia scritto un compagno e non se stessi, perché nel caso in cui dobbiamo curare un compagno e l'è impostato in se stessi, leggerà i nostri punti vita. Leggendo i nostri punti vita, magari noi abbiamo un buono stato di salute, quindi abbiamo un numero di punti vita superiore a 60, commuterà direttamente in arma. Quindi seleziona col grilletto se stesso o compagno, poi tasto nero di ricarica, entriamo nel menu dei kit. Quindi una volta entrati nel menu dei kit, puntiamo in direzione del sensore del nostro compagno che vogliamo curare da pochi centimetri, premiamo il grilletto e attendiamo che il primo kit venga consegnato. In qualsiasi momento noi possiamo uscire dal menu di cura, ovviamente terminato il tempo necessario per le cure, premiamo il tasto rosso e ritorneremo quindi nel menu tradizionale della nostra laser tag.